Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare un gioco un pochino più atipico Non tanto nelle mie corde, ma non perché non mi piacciono Perché l'ho portato veramente poche volte nel canale E anzi, questa volta è la prima Perché vi presento Conquest, The Last Argument of Kings Che è un wargame A differenza dei wargame che vi ho fatto vedere finora wargame, wargame tipo Core Space O proprio wargame in stile Wild West Exodus Che quello è proprio un wargame proprio a schermaglie questo wargame nel vecchio stile di Warhammer Fantasy. Quindi, questo è proprio un gioco di miniature e battaglie fra miniature. A cura della Parabellum Wargames, che noi ovviamente ringraziamo per avercene fornito una copia. E cazzo, che copia! Insomma, bella scatola da 100 euro con due eserciti completi per iniziare. Quindi, li ringraziamo di cuore. e Questo, ragazzi, è un wargame. Come gioco è interessante perché come Warhammer riprende sempre il dado da 6, come tipo di dado per le azioni e tutto quanto, più all'interno ovviamente ci sono le carte di tutti quanti i personaggi e le truppe che trovate all'interno, truppe che poi sono come nel buon vecchio Warhammer Fantasy, vi ricordate quello vecchio, una specie di caos e bretonia e cavalleria per partire, quindi c'è un esercito. Tipo di umani con della cavalleria pesante e un altro esercito che ricordano un po' o i Wolfen di Confrontation o se no, anche una specie di caos di Warhammer. Ed è un gioco veramente molto bello, perché a parte che non è molto conosciuto in Italia ed è uscito da poco perché il Kickstarter è finito da da neanche un paio di mesi, ma la cosa bella di questo gioco è che ha delle miniature fatte in plastica leggermente più grandi di quelle normali. Per farvi vedere: questo qui è un cavaliere che mia moglie ha montato. Tra l'altro. Sono di plastica e sono di fattura bellissima, sono veramente fatti bene, cioè mi garbano da morire come sono fatti, perché di solito per raggiungere questi dettagli ci vuole di usare la resina, però loro con la plastica e poi guardate bene hanno fatto una base quadrata sotto e una tonda per poter anche ruotare direttamente la miniatura che ovviamente è incollata sulla prima base tonda che va ad incastro. E eh, sono fatte veramente molto bene, sono più grosse rispetto al normale. Quindi fate conto che sono leggermente più alte, un pezzettino più alte delle miniature, ad esempio, della GV o di, di altri giochi comunque simili. Ed è un bel gioco perché è un gioco di schermaglie, veloce e immediato, tipo Rumble Fantasy, per capirvi, ma secondo me non è tanto il fatto che è una bella alternativa ai giochi della GV come regolamento, ambientazione e tutto, ma è proprio un bel gioco, bello, 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 veramente, che non deve essere soltanto un ripiego o come a tempo un confrontazione. Proviamo qualcosa d'alternativo. Ma secondo me è un gioco che dovete veramente amare come amate Warhammer. E iniziare magari, perché no, anche a farvi degli eserciti veri e propri. Perché quelli che vi danno di partenza sono due piccole armate. Ma ovviamente ci sono molte più truppe da comprare sul sito ufficiale. Vi faccio vedere l'unboxing. Questo è un cavaliere. Per come vi ho fatto vedere precedentemente. Ed è fatto veramente molto bene. Ora sono tanti pezzi, eh perché di solito in un gioco come Warhammer cioè, i pezzi sono due: c'è cioè il cavallo con magari buon drappeggio, una cosa del genere, e poi c'è il cavaliere da attaccarci sopra con la lancia e lo scudo. Invece questa ha molti più pezzi che magari anche la coda, ha la mascherina davanti che potete metterla come non metterla, ha i drappeggi laterali con le araldiche. insomma, e addirittura lo scudo ovviamente con tutte quante le araldiche sopra della famiglia. Quindi è veramente molto bello come miniatura e il livello di dettaglio è veramente assurdo. Bella da morire. La confezione... Non molto grande, però più che altro sicuramente bella, spessa, bella grande. Ma deve, deve comprendere un esercito che ora sono tutti quanti attaccati negli sprue. Vanno montati pezzo per pezzo, però funge anche da scatola bella grande perché per metterci dentro le miniature, una volta insomma che le dovete conservare. Il disegno che c'è sopra è molto cupo ed è bello, devo dire la verità, questo conquest per questo mi ha attirato di richiedere una copia per la recensione perché il disegno, il tipo di truppe, queste creature un po' strane, un po' robot, un po' wolfen, se vogliamo anche un pochino di sci-fi e questi guerrieri dalle armature strane o comunque questo esercito che ricorda un po' Bretonia. Ma hanno fatto ricordare Guild Wars come tipo di ambientazione ed è anche per quello che l'ho chiesto. Apriamo Regolamento di gioco, ovviamente tutto quello che c'è da sapere, abilità dei personaggi, regole di movimento, regole di ingaggio, eh, regole di, di paura, di rotta e tutte quante le cose che servono per muovere i due eserciti in battaglia. Dadi a sei facce, che è il dado che serve per, per tutte quante le azioni. Carte, schede degli eroi e delle truppe. Vedete, con il disegno e tutti quanti i valori. Attacco, difesa, tira a distanza, incantesimi e cose varie. E poi, ragazzi, pieno, pieno zeppo di sprue all'interno. Vedete quanti ce ne sono. Cavalleria. Personaggi speciali. Truppe, fanteria, altri cavalli, scudi, miniature, basi. C'è veramente una scatola piena zeppa di miniature da comporre, però come vi ricordo, questo qui è uno starter set per due giocatori e all'interno ci sono due eserciti completi. Ovviamente non del punteggio massimo, perché anche in questo gioco, come io prendo sempre come esempio, è normale si può fare riferimento come Warhammer, si può partire da un tot di punti per fare un esercito punteggio che poi ovviamente può raddoppiare se non triplicare a seconda delle partite o dei tornei che volete fare. Altro l'altro Funziona anche bene come regolamento per i tornei. Eh. Io penso che ne ho visti su YouTube qualche torneino, già stanno iniziando a farlo. E secondo me, prima o poi questo gioco arriverà anche nei negozi di miniature in Italia perché è molto interessante. È fatto veramente bene. E, e quindi ci sono già all'interno due eserciti pronti per fare una battaglia. Poi, ovviamente, se volete ampliare e comprare altre miniature che qui dentro mancano, andate direttamente sul sito ufficiale e le ordinate. È un gioco veramente molto bello e anche molto semplice. Vi faccio vedere un po' come funziona. Allora, qui vedete i due schieramenti che trovate nella scatola di base: che sono fanteria pesante, cavalleria, balestrieri, qua giù in fondo, comunque tiratori, e poi un personaggio speciale che potrebbe essere un eroe, o comunque in generale, da questa altra parte uguale, un personaggio speciale nella fattispecie: qui un cavaliere, un nobile a cavallo, e qui un mago, un incantatore, fanteria, anche qui pesante. Creature pesanti che vanno a contrapporsi alla cavalleria e qua giù in fondo gigantesco un abomination Quindi i cattivi, tra virgolette, hanno molte meno miniature in campo, però comunque hanno roba più sostanziosa e potente, perché le caratteristiche di questo sono veramente eh, immense. Regola vuole principale che un personaggio speciale. Una um, truppa di elite tipo un sergente, un comandante o cose del genere o il warlord, il generale d'armata, non possono mai stare da soli e devono sempre essere uniti a un'unità. Ovvio, se l'unità venisse distrutta e restasse soltanto lui, ovviamente andrebbe in giro da solo, però vanno uniti a un'unità dello stesso tipo e grandezza quindi non posso unirla alla fanteria perché vedete la sua base che si chiamano gli stand è molto più grande quando invece lo stand della fanteria è più piccolino quindi lo devo sempre unire a stand della stessa dimensione in questo caso alla cavalleria stessa cosa a lui che non può andare in giro da solo non lo posso unire all'abomination a loro perché parte dell'abomination fa truppa a parte però come vedete la base è piccolina e quindi dovrò andare a rimuovere una truppa e sostituirla con lui di solito quando andate a sostituire a un reggimento, io l'ho messo in fondo qua giù, però mettetelo sempre più o meno a metà Perché ci sono delle regole speciali per quando andate a rimuovere eh, le casualties, i morti Comunque, eh, regola principale vuole che questo gioco ragazzi è per il 90% uguale a Warhammer Fantasy Quindi non ho niente ehm, di strano, ora vi spiego un po' le regole da raccontarvi Questo è veramente gigantesco e bellissimo, è dipinto da mia moglie Uh, stessa cosa di Warhammer: c'è il movimento, c'è la carica, c'è l'attacco. Ad esempio, per far vedere qualche caratteristica, andiamo da una truppa normale, che sono quelli lì, i drone: i force-grown drone che hanno delle varie caratteristiche segnate sulla scheda che sono a sinistra, a destra, valori, vi ricordate, come quelli di Warhammer. Il primo, la M, è marcia, quindi il movimento della truppa. Il secondo è volley, quindi attacco a distanza con l'arco, quindi con armi da tiro, nel loro caso se tirano i giavellotti o cose del genere, o magari sono soltanto una truppa da corpo a corpo. Clash, per il corpo a corpo. Attacks, quindi il numero di dadi da 6. Che andranno a tirare quindi il reggimento per colpire a ah, attacks vuol dire che ciascuna truppa ha quel valore di attacco quindi nel caso ci fosse scritto 2 vorrà dire che dovrete eh, moltiplicare il numero di attacchi per tutto il reggimento e quindi magari se avete 8 mini per 2 farà 16 quindi tirerete 16 dadi wounds ovviamente le ferite resolve che è praticamente il coraggio della truppa, quindi la disciplina, difesa, ovviamente lo scudo, l'armatura e cose del genere, e infine E, che è il, il tiro di evasion, che è l'evasione. In questo gioco, quando dovete andare a fare un tiro per vedere se una truppa resiste a un attacco, a differenza di Warhammer, vi ricordate c'era il tiro armatura e poi a parte c'era invece il tiro salvezza. Qui invece fate conto che tiro armatura e tiro salvezza, di E, sono lo stesso tiro. Quando voi andrete a tirare un dado, eh, se il dado fallirà il tiro armature, quindi prima di prendere il colpo dovrete vedere se siete riusciti nel tiro di evasione. Ci sono vari attacchi speciali che vi possono negare completamente l'armatura, tipo dall'abomination o dalle creature particolarmente grandi, o dalla cavalleria quando è in carica, però comunque l'evasione non ve la possono mai levare, perché, o a meno che non siate immobilizzati in un incantesimo, perché l'evasione è quando la truppa proprio non para ma schiva. Eh, le caratteristiche che vedete segnate su una scheda, è bellino il regolamento perché non è come Warhammer, dovete fare 3 o più per colpire, dovete fare 4 o più eh, oppure caratteristiche contrapposte, che ne so, loro che hanno una specie attacco, magari 3, attaccano loro che hanno attacco 3, in Warhammer dovreste fare 4 o più per colpire, no, qui dovete tirare sempre meno del valore che avete sulla caratteristica, uguale o meno, quindi se a flash la truppa di fanteria ha un valore di 1. Quando voi andrete a tirare il dado, questa truppa qui, cioè quel, quello meno lì, quella truppa di quel reggimento colpirà soltanto con l'uno sul dado da 6. E quindi come vedete è difficile colpire Ma anche perché sono truppe di fanteria Armate pesantemente però non gli potevano dare di più Anche perché il dado per colpire è 6 Quindi tutte le volte Tutte le volte che dovete andare a tirare per un attacco Sia in corpo a corpo che a distanza Dovete sempre fare uguale o meno del valore Quindi nel caso tiriate eh, 12 dadi, 14 dadi Colpiranno, solo andranno a segno soltanto quelli con L'uno più eh, Scusate, l'uno meno Stessa cosa, uguale quando loro si dovranno difendere Dovranno tirare Meno, uguale o meno della loro difesa, che in questo caso 1, però hanno 0 a livello di eh, evasione Quindi loro se il colpo va a segno non potranno evadere Come vi ho detto prima c'è una creatura molto più potente che tipo l'Abomination Addirittura movimento 10 rispetto a loro che hanno 5, quindi si muove il doppio, vabbè ma è alto come una palazzina Poi ha ah, attacco a distanza 1, quindi non attacca in distanza o comunque non armi da tiro Corpo a corpo, 2 quindi vanno a segno tutti i colpi che fa 2 o meno. Non è un grande combattente, ma anche perché quando ti becca sono dolori. Attacchi ne ha 10, quindi soltanto lui tira 10 dadi. Ferite ne ha 10, quindi prima di buttarlo giù ce ne vuole. E ha un valore d'armatura di 3, quindi col 3 o meno lui vi parerà le ferite che gli farete. E quindi vedete che eh, le creature sono molto diversificate e tra loro molto potenti. Le carte che dovete usare per il gioco, ora ve le faccio vedere a distanza, sono quelle che vanno a rappresentare i reggimenti. Quindi, questa, questa, questa e questa sono di questa armata di qua, mentre queste altre quattro sono di quest'armata invece che vedete da quest'altra parte. Ora, Noble Lord, come vi ho detto, è il personaggio speciale a cavallo mentre Household Knights sono tutto il resto dei cavalieri. Stessa cosa dall'altra parte c'è lo stregone col coso, quindi voi dividete le carte. Poi ora non ve le faccio vedere perché sennò verrebbe una spiegazione troppo lunga. Comunque ci sono nel mezzo che ve le dovete dividere anche delle carte missione o evento, che sono queste carte qui. E praticamente queste carte vi possono dare un malus a livello di eh, turno di gioco, oppure vi possono dare anche un bonus o perché no una missione, perché tante volte potete pescare una missione che vi dà punti avventura o vi dà altri risultati, perché questo è un gioco bellino che nel manuale di base ci sono, lo potete giocare anche in semplici così, battaglie campali in skirmish. Però ci sono anche delle vere e proprie campagne ad obiettivi, obiettivi che poi possono essere questi elementi scenici che vedete che hanno messo nella confezione, che sono molto bellini, tipo dover recuperare qualcosa o anche soltanto per metterli in terra, per bloccare l'avanzata e cose del genere. Comunque queste carte qui dovranno essere mischiate con quelle delle truppe e queste carte qui potranno essere pescate quando andrete a fare la vostra mano, perché all'inizio di ciascun turno io prendo sempre l'armata, quella che vedete di qua, quella dei cavalieri, io li chiamo i buoni tra virgolette ma qui bene o male come su Warhammer non esiste giustamente li prendete e li dovete mettere in ordine senza mischiarli per come li volete attivare durante il turno quindi se voi per primi volete muovere i cavalieri questa carta girata così dovrà andare in cima poi magari dite boh per secondo voglio muovere anzi facciamo una cosa prima faccio i tiratori poi dopo i tiratori ci metto i cavalieri che si muovono il, uh, il personaggio, scusate, i cavalieri Poi ci metto i Man at Arms Che sono questi qua E in fondo, ma non meno importante, ci metto l'ultimo Che è invece il, uh, il personaggio speciale Personaggio speciale che quando i cavalieri attaccano Attacca anche lui, eh, non è che sta ferma, non fa nulla Però in quel caso lì attacca solo e dà un bonus come il reggimento normale Invece quando proprio pescate la sua carta potrà fare le azioni E lo stesso farà il vostro avversario All'inizio del turno tirate un dado per vedere chi è il giocatore che agirà per primo quindi il turno della mossa dell'iniziativa e ricordatevi che ciascuna truppa può fare due azioni non è mai possibile fare due volte la stessa azione con la stessa truppa nello stesso turno l'unica cosa consentita è fare due movimenti quindi movimenti si sì, ne potete fare anche due una mossa di movimento due mosse di movimento però ad esempio se fate carica e attaccate potete fare un attacco. O nel turno dopo, se siete già in corpo a corpo, non potete fare due attacchi. Ne potete fare solo uno. E poi magari potete consolidare, potete fare tante altre cose. Comunque, l'unica mossa consentita due volte alla stessa truppa nello stesso turno è soltanto il movimento. Ciascun turno di gioco è diviso in cinque fasi: che sono la fase dei rinforzi, che ora vi descrivo, la fase di comando, la fase di supremazia. La fase azione, ovviamente che è quella più importante, è la victory phase, che la victory phase serve per vedere appunto se avete portato a compimento, come vi ho detto prima, gli obiettivi che avevate. Nella fase dei rinforzi... Potete chiamare in campo delle truppe che avete lasciato in riserva, come ora. Merfante si, pari pari quindi, nel caso io questi arcieri, questi balestrieri, li abbia lasciati come truppe di rinforzo e non sono in campo all'inizio della partita, li farò entrare dalla mia parte del tavolo. In questo caso è questa qua giù in fondo, mentre dall'altra parte c'è quella del mio avversario. Quindi, loro, quando verranno chiamati nel turno dei rinforzi, dovranno entrare da qua giù in fondo e poi avanzare verso il campo di battaglia. Fase di comando, che è quella che vi ho detto prima, semplicemente ogni volta rimettete le carte in ordine per come volete che siano usate, tutto qui, come vi ho detto precedentemente. Tirate il dado per vedere chi ha l'iniziativa, questo ogni turno, eh. quindi tirate per vedere chi si muoverà per primo. Fase azione, che è quella più importante, che ora vi vado a descrivere, quindi potete fare tutte le azioni che vi ho detto, con la differenza che, con l'unica limitazione che è solo il movimento due volte, poi le altre una volta soltanto a turno. E poi, ultima ma non meno importante, la fase vittoria per andare a controllare se effettivamente avete fatto un obiettivo, se avete vinto la partita e cose del genere. Le azioni che potete fare fuori dal combattimento sono la marcia, quindi muovere una truppa del valore che ha scritto sulla carta, quindi 5, 6, 8 alla lettera M. Potete caricare e quando fate un'azione di carica dovete vedere sempre il movimento della truppa più andare a tirare un D6 che andrete ad aggiungere alla carica perché la truppa si muoverà di più. Quindi nel caso questa truppa che abbiamo visto prima si muove di 5, con questa carica si muoverà di 8. Andate a fare la misurazione. Ah mi scuso, non ho un righello in pollici. Quindi eh, è anche difficile farvelo vedere. Però comunque tanto ragazzi. Se viene tutti da Warhammer io penso che non sia una novità. Basta che prendete il classico righello. Che ha da una parte centimetri. E da un'altra parte pollici. Tipo l'unità imperiale di Warhammer. E misurate la distanza. Se un reggimento è dall'altro entro 8 Pollici o comunque unità imperiali mi è andati così per warhammer, caricate e li andate in contatto. Poi c'è la dunata. Nel caso un reggimento abbia subito delle ferite e delle perdite e abbia fallito un tiro di disciplina. C'è da fare una chiamata alla dunata perché se no il reggimento sarà broken, e quando un reggimento è broken ha dei malus al combattimento e rischia di prendere molte più casualty, quindi di perdere pedine. Reform, che quindi è cambiare lato, girare lato al reggimento, che ora tanto ve le faccio vedere potute nel dettaglio, o anche semplicemente cambiare fronte o anche riformarli se questa formazione con 1 2 3 davanti non vi piace più, potreste metterle tutte e 6 davanti a fare praticamente la muraglia difensiva o cambiarle o magari metterne 2 2 2 2. Potete riformare il reggimento per come vi pare a voi. Prendere la mira, quindi concentrarsi. Lo potete fare solo con i tiratori che serve per avere un più 1, Quindi voi dite: non mi muovo, prendo la mira e poi tiro e tirate praticamente con un bonus di più uno sulla, sulla caratteristica. Riformare le truppe direttamente in combattimento oppure staccarsi per retrocedere perché magari eh, le stiamo prendendo. Staccarsi per retrocedere e per fare una fuga cercando insomma di trattenere eh, il minor numero di perdite possibili. Comunque la marcia, ragazzi, banale che ve la stia a dire. La marcia prendete semplicemente misurate in pollici la distanza fra un reggimento e l'altro e avanzate. Sia chiaro: con un'azione di marcia. Non potete arrivare in corpo a corpo a una truppa perché la marcia serve solo per muoversi. Per andare in corpo a corpo con qualcuno dovete per forza di cose dichiarare una carica, quindi non gli potete arrivare in corpo a corpo marciando. Prima dovete dire: Ok, io attacco questo reggimento. Dovete dichiarare la razione e fare: Ok, lo carico. Non è che prima potete misurare. E dopo dichiarare se no sarebbe troppo facile la carica non fallirebbe mai dovete dire che ne so ok io penso di esserci oltre c entro i 5 però tanto con la carica male che mi vada avrò uno in più quindi dichiaro la carica dichiarate la carica misurate in questo caso se siete a 8 di distanza ci siamo e muovete tutte quante le truppe in corpo a corpo questa è un'azione di carica quindi portiamo le truppe di una fazione contro le truppe di un'altra ora per la formazione che abbiamo scelto noi, come vedete così, non c'è bisogno di fare riform, ora poi ve lo faccio vedere durante invece un altro tipo di, di movimento, perché io ho portato in corpo a corpo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ho portato in corpo a corpo 12 dadi che andrò a tirare, più per ogni stand che c'è dietro, stand, eh, non truppa, per ogni stand che c'è dietro prendo un altro più uno, perché anche quelli dietro insomma danno una mano a combattere. Quindi 12, 13, 14 e 15. Quindi io con questa formazione ne ho portati in corpo a corpo 15. Però mettiamo caso che la mia formazione quando sono partito fosse stata questa, perché comunque io potevo farla anche tranquillamente così. Se la mia formazione fosse stata questa, ne avrei portati meno in corpo a corpo, come vedete, perché ne avrei portati 8 invece che 12. Però, la differenza qual è? Che io andando in corpo a corpo in questa maniera qui prenderei comunque il bonus dello stand qui dietro ma non prenderei quello in fondo perché si prende soltanto il, la linea che contano come attacchi e il bonus di più uno per ciascuno stand sulla linea su successiva quella dietro alla prima la terza non ce la fanno mi fanno attaccare cioè tirano le spade e gli scudi sarebbe impossibile però come avete visto prima una delle azioni potrebbe essere un combat reform anche se in questo caso io penso che non mi convenga più di tanto perché se io avanzo. Faccio una mossa del genere e dichiaro la carica. La mia prima azione è stata la carica. La mia seconda azione è un combat reform che sposto questo qui davanti e sposto questo qui. Ok? Quindi spostandoli così, cosa ho fatto io? Ho fatto una carica e mentre caricavo ho riformato il rango per cercare di portare più uomini in corpo a corpo possibile. Ora, quando c'è una carica, automaticamente la carica vi regala un attacco. Non è che andate a fare la carica e poi dopo, eh, se non c'è abitazione, non potete fare niente. Quindi questa è una delle azioni possibili. O se no, come vi ho detto prima, un'altra azione possibile è il Combat Withdraw. Devo andare a prendere e fare un tiro col dado da 6 sulla caratteristica Resolve della mia truppa. Quindi in questo caso qui, valore di Resolve hanno 2. Insomma... È anche abbastanza buono per delle truppe di fanteria normalissime. Quindi vado a fare un tiro sul più alto valore di resolve che ho nella truppa. Perché loro hanno due, quindi due. Ma nel caso ci fosse stato un personaggio speciale con resolve 4, avrei tirato 4 o meno. Vado a fare un tiro di dado e al solito devo fare uguale o meno al valore che vado a tirare. Quindi risolvere 2, ho fatto 3 e l'ho fallito. Nel caso io sia riuscito a fare un perché se lo fallisco, mi dà una ritirata eh, fallita, se no mi dà un successo nella ritirata. Se è un successo nella ritirata, se riesco nella ritirata, quindi se ce l'ho fatta col test, subisco un D6 di, di ferite che ovviamente posso. O eh, incassare con l'armatura o schivare, i tiri non ve li hanno negati Se invece fallisco la ritirata, in qualsiasi caso che ce la faccio o che non ce la faccio, la ritirata la faccio Però se ci riesco un D6, se non ci riesco un D6 per ogni eh, stand che avete in corpo a corpo E poi ovviamente si vanno a fare i tiri, eh, delle varie caratteristiche per vedere se uno colpisce o no Ora per farvi l'esempio del combattimento, ma tanto penso che sia abbastanza chiaro Si va a fare... I vari tiri si rifà il conto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quindi io tirerei 15 dadi ora per colpire. Faccio i miei tiri, poi vado a vedere se col C che è il clash tutti i valori con 2 o meno hanno colpito. Ok, ne hanno colpiti di 15, ne sono andati a segno 7, 8. Ora prendiamo la scheda. Dei nemici che hanno difesa 1 ed evasion 0 quindi loro da questi 7-8 colpi che sono andati a segno si difenderanno dovranno tirare 7-8 dadi a seconda delle ferite e si difenderanno con 1 o meno sul dado quindi è difficile che sopravvivano e tra l'altro non hanno nemmeno un tiro evasione. Come vedete, hanno l'armatura un po' più leggera di quelle dei guerrieri, dei men at arms. Quindi, si difenderanno con l'uno almeno. Fatte ovviamente i danni che ci sono stati, subito dopo bisogna fare un test. Subito è eh, nel combattimento, appena fatto. Ogni volta che si subiscono ferite da armi da tiro, questo test non va fatto. Ogni volta che si subiscono ferite in corpo a corpo, quindi anche una carica di cavalleria, soprattutto, bisogna andare a fare un tiro su. Resolution che vedete come vi ho detto prima, resolution è il 2 e resolution praticamente è il valore di coraggio della truppa. Quindi avete subito quante ferite, ne abbiamo subite 8, 7, quant'è? Dovete andare a fare un tiro di resolution perché per ogni ferita che avete subito dovete fare un tiro di resolution. Anche lì se quel tiro lo fallite, per ogni dado che ha fallito. Su quel test lì subite un'altra ferita, perché praticamente si fa conto che la truppa è talmente rimasta scossa dall'attacco e cose del genere che hanno abbassato la guardia e eh, i vostri nemici ne approfittano per darvi il colpo di grazia. Quindi, come vedete, questo. Ah, poi ovviamente ci sono le ferite eh, per ciascuna truppa. Come vedete, è un gioco abbastanza truce, violento, cioè anche su Warhammer, eh, per l'amor di Dio. Si eh, rischia veramente di finire una battaglia con le prime due o tre cariche Ma in questo gioco qui se non si sta attenti Anche perché su Warhammer anche il più scemo di tutti Ci aveva un tiro di 3 o più, 4 o più, 5 o più Qui cioè se ti devi difendere con uno o meno sul dado da 6 ragazzi è dura È veramente, cioè è tanto affidato sulla fortuna Quindi ehm, il calcolo va fatto molto bene E soprattutto se vieni caricato e non c'hai le giuste difese un reggimento del genere può anche essere caricato, perché hanno due ad armatura più o meno se la giocano. Ma un reggimento come questo, che ha uno solo ad armatura, deve stare attento: dovrà sempre caricare e magari eh, stare attenti, appunto, a non farsi caricare o controcaricare. Poi ci sono truppe più forti, c'è cioè la cavalleria che ha delle regole particolari per il corpo a corpo, eh, hanno l'abilità di sfondamento quando entrano dentro i ranghi, perché ovviamente la cavalleria non è che ti carica, ti sfonda e passa oltre. Quindi hanno delle regole particolari che possono distruggere con una semplice carica, mandare in broken un reggimento se non ancora peggio. E poi truppe a distanza, non cambia nulla, misurate la distanza a cui possono tirare. Se la distanza fosse 10, vi faccio un esempio, da 1 a 5 siete a distanza... Giusta dell'arma per non tirare con The Malus. Invece, se tirate da 5 a 10, siete agitata lunga e avrete un altro tipo di modificatori sul tiro. Ovviamente eh, c'è anche il fatto della linea di vista. Quindi loro vedono lui, ok? Però, siccome questa è una creatura colossale, se dietro ci fosse un reggimento di questi qua giù, di loro, ve li metto qui. Se qua giù dietro ci fosse un reggimento di loro, loro, i tiratori, dovete prendere sempre la zona centrale, non avrebbero linea di visuale perché c'è lui che copre. Quindi, non avendo linea di visuale, o fanno un tiro alla cieca, o proprio non tirano le truppe che ci sono dietro. Comunque, dovranno sempre bersagliare il, la truppa più grossa che ci hanno davanti. Nel caso al posto di lui davanti ci fosse l'unità di cavalleria, e dietro i balestrieri a tirare, si può tirare anche attraverso un'unità propria. Non è un problema se sono... ci potete tirare e anche i attraverso. Basta che il movimento vi basti per superarla, e non, non rischiate di colpirla, almeno che non sia ancora a corpo. Però ovviamente fate un tiro alla cieca anche qui e avrete dei malus perché avete visuale coperta. Mettiamo caso qui davanti ci fosse una muraglia, un elemento scenico, una cosa del genere, il tiro non si potrebbe fare. Però se ci fosse un muretto, o qualcosa che va a coprire, il tiro si potrebbe fare, però comunque sarebbe o un tiro alla cieca o un tiro con un modificatore. Stessa cosa quando si vanno a lanciare gli incantesimi, ogni incantesimo ha una difficoltà che il mago deve superare con un tiro di dado. Quindi il mago prende il dado, tira, guarda se ha superato la difficoltà dell'incantesimo e ci sono incantesimi ad aria, che prendono tutta la truppa, o incantesimo che fanno i punti ferita. Nelle regole del corpo... Ah, poi ci sono, va bene, terreni accidentati, malus al movimento, magari trovate un terreno che vi dà meno uno al movimento, non vi muovete di 5, vi muovete di 4. E, eh, ultimo, ma non meno importante, nella scatola, poi ci sta che mi sbaglio, ci dovevano essere dei segnalini per segnare i punti ferita. Perché... Questo gioco ha di particolare che potete anche tenerli a mente. Un po' come Warhammer. Vi faccio l'esempio. Ciascun cavaliere di questi ha la bellezza di 4 punti ferita. Quindi, e lui ce n'ha 10, quello grosso in cima. Quindi, quando voi subirete 4 ferite, uno di loro sarà rimosso, uno di loro sarà morto. Quando rimuovete truppe, partite sempre dal lato destro-posteriore. Quindi, se voi questa truppa qui, di umani, di cavalieri di... Di, di umani, di footman, dovesse subire delle ferite. Non li le levate dalla cima, perché magari qua su in cima, nel centro, ci avete messo l'eroe. Dovete levarli sempre dal fondo. Quindi abbiamo subito tre ferite, le levate dal primo stand in fondo a destra. Quindi uno. 2 partendo dal fondo dello stesso stand e poi andando avanti se ne subite altre 4 dovete levare lui poi successivamente lui perché è dietro lui perché è dietro e lui perché, è dietro, lui perché è avanti dovete liberare e poi avrete la possibilità di fare azione di ricompattare altra regola vuole che se avete un personaggio speciale il personaggio speciale un generale o comunque ve l'ho detto anche un character può un capotruppa può attaccare un altro personaggio speciale nello schieramento avversario e come Warhammer, sì. Eh, la sfida viene accettata. Si fa un combattimento fra i due che si picchiano subito automaticamente. Se la sfida non viene accettata, il reggimento è preso dallo scherno delle truppe rivali e quindi dovrà fare un test di risolutezza se no eh, avrà dei malus e finirà anche broken perché praticamente è stata lanciata una sfida al campione dell'anno all'accettata fra gli scherni della truppa che ovviamente vi prendono come dei deboli e combattono con rinnovata vigore ragazzi le regole bene o male sono tutte qui l'unica cosa ci sarebbero volute o segnatevi su un pezzo di carta o dei piccoli token perché dovete tenere il conto delle ferite ora finché le truppe ci hanno una ferita che vi frega Ogni volta subite una ferita lo levate Però tipo cavalieri, lui, questi grossi e altre cose Cioè dovete tenere il conteggio delle ferite che hanno subito Quindi o ve le ricordate a testa O vi fate dei piccoli pezzi di carte Io speravo ci fossero Invece non c'erano Di piccoli token da mettere dietro le truppe Per appunto ricordarsi che magari Questo cavaliere ha tre punti ferita La prossima volta che questa truppa subirà Un altro punto ferita Questo cavaliere verrà rimosso Perché ha già tre ferite sopra Ragazzi e poi per il resto il gioco è bene o male Warhammer per farvi vedere un po' di miniature, questo è un Man at Arms, quindi il Fante, che vi ho fatto vedere prima. Molto bello, ragazzi, il dettaglio, eh. Ora, mia moglie ha dipinto soltanto l'Abomination, il resto ci ha dato il primer. Comunque piano piano, insomma, c'è tanta carne al fuoco. Comunque la qualità delle miniature li faccio un complimento perché sono veramente bellissime. Si passa al Noble Lord, che è un cavaliere non è un personaggio speciale, eh? queste qui sono truppe di unità, tipo sergenti e cose varie, quindi, comunque elite. Guardate, bella anche qui il dettaglio, non è ancora colorato, ma guardate già la fattura della miniatura, che è veramente stupenda. Crossbowmen, che sono i balestrieri, quindi le truppe di base da tiro che ci sono dentro la confezione, anche loro veramente bellissimi. Il Pyromancer, che nella scatola di base che vi arriverà a casa è l'unico castante e l'unico che può utilizzare la magia, che tra l'altro è una parte importante del gioco e veramente molto interessante per come l'hanno voluta sviluppare. L'abomination. Pitturato da mia moglie, ragazzi a metà della strada, eh, è chiaro non è ancora finito. però la miniatura è in assoluto più grande e più bella, che ha il culotto, pare un po' un ragno, che c'è eh, all'interno della scatola di, di Conquest. Questa è veramente mamma mia bellissima. I bruti, che come detto prima, sono eh, l'altra parte della cavalleria, praticamente la nemesi della cavalleria, perché hanno movimento 6, attacchi 5 a testa, quindi vi spaccano. oltretutto 4 ferite. 4 di risolutezza, quindi mandarli in rotta o fargli lo status broken è impossibile. E in più hanno difesa 3. Questi sono proprio dei cararmati eh, ambulanti, bellissimi. E per finire un lanciere. Una truppa di fanteria leggera, contrapposta alla fanteria pesante che vi ho fatto vedere prima i Man Times. Bellissimo. Poi oltretutto dentro la confezione del gioco c'erano vari eh, altri pezzi che abbiamo qui nella bustina che erano varie braccia, varie teste, elmetti cose varie quindi comunque avete anche la possibilità un po' di personalizzare il vostro esercito. Ora avrete visto sicuramente una cosa strana, Io, noi questo video abbiamo iniziato a registrarlo a luglio poi... Per motivi personali ci sono stati dei problemi e ci siamo fermati col fare i video e l'abbiamo lasciato un po' da parte, quindi mi avete visto inizio video a maniche corte e ora mi rivedete con la ferpa degli Iron Maiden sopra e quindi è passato, sono passati diversi mesi. E mi dispiace anche, mi voglio scusare con la Parabellum Wargames, invece ho messo un po' di tempo per fare la recensione di questo gioco e spero di farci anche un gameplay quanto prima, però un gameplay con gli elementi scenici, perché così su un tavolo nero dell'Ikea sa di poco, però abbiamo avuto diversi problemi. Vabbè, quel che conta è che comunque ce l'abbiamo fatta a portarvi questo gioco che secondo noi è veramente molto bello. Questo Conquest, The Last Argument of Kings, è veramente, veramente, veramente bellissimo perché uno, porta un'alternativa a Warhammer, perché ai tempi d'oro, ora mi dispiace non averci niente in casa, perché ce l'ho a casa di un amico, se no ve l'avrei mostrato Ai tempi d'oro c'era Confrontation Però Confrontation, che ve lo dico, era il mio gioco di miniature preferito Infatti, maledetti quando hanno smesso di farlo, vi giuro lo adoravo Era bello perché spendevi 50 euro, ti compravi 5 pedine e rifatto l'esercito Anche perché era un gioco di schermaglie Appunti, ma di schermaglie Questo invece non è un gioco di schermaglie O comunque è un gioco che se per schermaglie uno dice Va bene, mi bastano anche una cavalleria, un arciere e una fanteria è un mini esercito, però comunque più che altro è un gioco di battaglie su larga scala sul tavolo. Confrontazione erano davvero quattro pedine. Te muovevi quelle quattro non e non c'avevi nient'altro. però è un gioco molto interessante questo Conquest perché la cosa che ci ha colpito a me e mia moglie, quando abbiamo visto il Kickstarter, sì, ci poteva interessare. Ora noi siamo fanatici di board game, non di wargame. Però comunque abbiamo visto le miniature e siamo rimasti così, cioè, abbiamo visto questo coso. Gigantesco pitturato da paura Abbiamo visto loro, i bruti Questo qui con queste due lame a mezzaluna La cavalleria, soprattutto il, il leader della cavalleria che è bellissimo Ci siamo detti, no Ci sono delle miniature veramente spettacolari mia moglie poi che è fanatica di garba dipingere e cose varie, anche qui vi farà poi vedere qualcosa nei video Ha detto no, io ho anche soltanto queste miniature per prenderle e per dipingere, sono veramente belle Ma ragazzi sono belle, sono di, quali... sono di plastica quindi non c'è resina, meno male che se no si rompevano come nulla Però sono di una qualità disumana, quindi il gioco a livello di miniature è bellissimo A livello di contenuti nella scatola fate voi, cioè, cioè avete due eserciti completi, completi poi vabbè c'è tante altre cose da aggiungere, Cioè, però cioè avete l'essenziale per giocare per mesi, mesi e mesi. Ci hanno dei pacchettini a parte con i personaggi speciali, altre truppe. Ora dovrebbero essere usciti, in questo mese mi è arrivata la news, dovrebbero essere usciti i barbari, quindi inseriscono anche i barbari, un altro nuovo esercito ovviamente che va a contrapporsi a questo, classici barbari, potrebbero essere normanni o anche scelti, tutti pitturati, grossi, con ascia a due mani, con i corni, quindi veramente bella come ambientazione. Poi l'ambientazione non la conosco tantissimo, ho cioè un po' da documentarmi un po' di più, anche perché nel manuale è spiegata poco o niente, però comunque sembra particolarmente interessante un pochino più dark cupo rispetto a un confrontazione che era più proprio epic fantasy e il regolamento mi piace molto più di Warhammer, sono sincero, perché su Warhammer non so com'è la nuova edizione di Joe Sigmar, io parlo della prima e della seconda del vecchio vecchio mondo. Però quando si va a tirare il dado, c'era la tabella che ti diceva quanto c'hai a AC. 4, quanto c'hai da AC? 4, quindi 4 contro 4 Vanno a segno colpi col 4, più quanto c'hai a C4? Lui quanto c'ha? 5. Ok, colpirò col 5, o più. E non mi è mai piaciuto perché era tutto un chiede all'avversario: Oh, quanto c'hanno le tue truppe d'attacco? Ok, Oh, quanto c'hanno le tue truppe di difesa? Ok, era tutto un farsi domande ti fumava il cervello. Qui te sai quanto c'ha la tua truppa: La tua truppa c'ha un valore di 2 in attacco. Te ti tiri tutti i dadi per le truppe che c'ha in corpo a corpo. E tutti. Ma che culo rotto, Cioè, Oh, su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ho fatto 5 risultati. Su 7. Se, se andava già, uno ne facevo, vabbè, comunque, tanto è sempre così, Poi quando, quando ci fai video, poi non ci crede nessuno. Avrei su sette colpi, su sette colpi ne avrei mandati cinque a segno, perché io so che la mia truppa, ancora non che di culo, con due più colpisce. Scusate, con due o meno colpisce. Dovete sempre fare la caratteristica segnata sulla scheda uguale o meno. E quindi il regolamento è velocissimo Non c'è da fare domande C'è da sapere Ti devi conoscere le tue truppe A livello dell'avversario Fregatene Tanto non c'è da fare contrapposizioni Quindi il regolamento Immediato Velocissimo Ha qualche regola in più Rispetto a Warhammer Però Il manuale Poi È bello È bello corposo E te le spiega veramente bene È un manuale di 140 pagine E uno dice Sì va bene Pazzisco ragazzi Sono 140 pagine Perché sembra che l'abbia scritto Coridan Sto manuale È logorroico La stessa cosa te la spiega 15 volte Però alla fin fine riesce a fartelo rimanere bene in testa. Se li devo dare un voto a un gioco del genere, assolutamente le do un 8 su 10. Mi sta piacendo veramente da paura. E se non gli ho dato di più al voto, perché gli potevo dare anche un voto, un voto e mezzo in più, se non gli ho dato di più a questo gioco qui, perché c'ho ancora da conoscerlo bene e c'ho ancora più che altro da eh, vedere come gira. Perché ora vi ho fatto una recensione, ma una vera e propria battaglia. Io e mia moglie abbiamo fatto una piccola schermaglia per vedere un po' come giravano le regole. Però una vera e propria battaglia non l'abbiamo ancora fatta. Quindi non so quanto possano essere lunghe o corte. Io penso a corte, perché comunque il corpo a corpo e le ferite si risolvono velocemente. Però anche un po' da vedere come funziona, soprattutto con tutte le carte obiettivo che ci sono nel mezzo e gli scenari. Quindi voglio vedere un pochino, mi riservo, magari di. Farci un gameplay e poi, magari, fatto un gameplay potrò alzare a chiudere il voto. Comunque, secondo me, per un'alternativa a Warhammer ci sta veramente da paura. Io ringrazio ancora una volta la Parabellum War Games per averci un offerto una copia per la recensione. Grazie davvero di cuore ed è un onore collaborare con voi. E primo link trovate dove acquistarlo. E secondo me merita da morire più tutti gli altri nostri link sotto che sono i social e quant'altro ah ora che mia moglie me l'ha ricordato prima di fare la chiusura il fatto del appunto anche di un dargli un punto in meno è perché voi comprate il gioco aprite la scatola e non c'è nessuna guida su come montarle ora uno potrebbe dire ok vabbè come li devo montare dei cavalieri con lo scudo e con la spada ragazzi ci sono o l'avete visto nell'unboxing 8 milioni di pezzi all'interno e soprattutto per montare le truppe un pochino più difficili perché tipo al cavallo il cavallo è nudo le coperte che ha addosso il, il drappeggio le, le dovete attaccare voi gli scudi a cavallere le lance ora ho capito che uno esperto di warhammer può anche andare a senso però va sicuro per truppe più grosse come questo è stato veramente un casino montarlo e la guida la trovate sul loro sito quindi la guida c'è però magari uno non sapendolo no, non gli va sul sito non si informa un pochino, non googla, che non ci vuole niente Apre il manuale, apre la scatola e non c'è nemmeno una guida su come montarle Che ripeto, uno navigato di Warhammer non avrà problemi Però comunque è sempre bene farti vedere una guida Soprattutto per le truppe un pochino più complicate da montare Per come vanno i vari pezzi O, o evitare anche insomma di doverli incollare E poi doverli ristaccare e magari si spezzano Però vabbè anche questa alla fin fine sul sito c'è Quindi un 8 su 10, meritatissimo E niente, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate Ciao ragazzi, alla prossima!